Siamo di nuovo di fronte al prossimo Natale. Certamente, quest'anno sarà diverso, ma forse è il tempo veramente di fermarsi, di donarsi il tempo, di andarsi ad informare e informare se stessi e anche i propri cari. Questo Natale, queste feste saranno un po' diverse, molto diverse, ma sarà forse il tempo di riflettere quello che durante gli anni ci hanno fatto e noi inconsciamente abbiamo approvato, di riflettere su dove ci stanno portando, far sorgere dubbi, farsi domande, cercare risposte. Ieri parlando con mia mamma, ormai ottantenne, lei diceva, sono ormai allo scocciolo, chissà quanti anni ancora mi rimarranno, però una cosa così non l'avrei mai aspettata. Privarmi dell'affetto dei miei cari, di un giorno che da sempre è stato un qualcosa di memorabile per noi. Ricordo ancora quando ero piccola, oppure anche crescendo, quando le feste, questi giorni particolari, c'era tutta la famiglia insieme, dalle bisnonne alle nonne. Mia mamma, io, tutti insieme a fare biscotti, a fare preparativi, a divertirci tra noi, anche durante i giorni, a giocare a tombola, a carte. Più eravamo e più era bello, più eravamo e più si sorrideva, si gioiva, eravamo in armonia. Quest'anno, invece, sarà un po' diverso, un po' molto diverso per tantissimi di noi. Non vedete me, perché io vedo le cose in un certo modo e quindi se devo morire, voglio morire con gioia. Perché in fondo il succo questo è. Ci stanno togliendo gli affetti, ci stanno togliendo la voglia di vivere, di essere insieme agli altri, di comunicare, di cercare anche delle verità e delle risposte soprattutto. Io sono qui con questo video innanzitutto per ringraziarvi tutti quanti, tutti i fans del canale, ma soprattutto per dirvi non siate tristi, perché non ce lo meritiamo. Noi non abbiamo ammazzato nessuno per rimanere dentro casa. Non abbiamo fatto nessun atto di spudorato oppure contro il prossimo per meritarci questo. Ma sta di fatto e rimane il fatto che ci hanno dato anche i giorni adesso colorati, non solo le zone. Guardate, io è meglio non soffermarmi tanto su questo perché altrimenti veramente mi si arrizzano i capelli. Ma è così, è così. In molti si dicono in questo periodo bisogna adeguarsi. Io non riesco e sono fortunata, veramente fortunata, a vivere un contesto piuttosto, diciamo così, non tanto programmatico, ecco. Però certo fa male sentire e vedere
altre persone invece che hanno dovuto e devono per forza maggiore anche adeguarsi. Devono farlo per il proprio lavoro. E certo, perché molti, molti pensano senza lavoro io non vado avanti. Devono farlo per il proprio contesto familiare, un po' per tutto. Certo, questo Natale, questi giorni saranno veramente forse il momento di riflessione per tutti noi. Sarà un reciproco scambio di idee, di opinioni, di visioni. Nessuno di noi ha la sfera magica e nessuno di noi può sapere quanto tempo ancora e come sarà. Certamente io posso prognosticare in base agli scritti, in base a quello che negli anni passati sono andata a leggere e a studiare e ancora tutt'oggi continuo a farlo. Quanto tempo e che cosa c'è in atto? Ma fatelo anche voi. Fatelo anche voi. Al più presto possibile. Andatevi a leggere un po' tutto questo, perché è assurdo colorare le zone e adesso colorare anche i giorni. Cioè, insomma, ragazzi, se non vi viene qualche dubbio, non lo so, io non lo so, non ho risposte. A me i dubbi sorgono, perdonatemi, ma sorgono perché non è possibile che io 2 giorni prima posso fare quello che voglio oppure posso muovermi come voglio nel mio territorio e non. 2 giorni dopo no, dentro casa chiusa. 3 giorni dopo poi di nuovo posso eventualmente muovermi sul mio territorio. Dopodiché di nuovo chiusa. Dopodiché di nuovo posso muovermi e posso lasciare anche la regione, dai, dai. Insomma, questo furbacchiotto, diciamo tra virgolette, ha anche i tempi, i posti, quando si vuole mostrare, oppure saranno giorni di riflessione. Soprattutto se siete in famiglia e poter condividere queste riflessioni. C'è chi, per esempio, dice: no, è giusto tutto quanto, è giusto così, è giusto così, dobbiamo farci il vaccino, eccetera, eccetera. C'è invece chi dice: perché? Che cos'è un vaccino? Sono andato a studiare, sono andato a cercare le risposte. Almeno cercarle. Io con questo video vi auguro tutto il bene di questo mondo. È una promessa mi sono fatta. Il prossimo anno, a partire dal 2021, il mio canale YouTube mostrerà, proporrà molte più ricette. Molte più antichi rimedi, ecco, tramandati dalla mia bisnonna alla mia nonna, a mia mamma e a me, per la salute, per stare bene, per vivere bene e sani. E questo lo farò e lo prometto. Non mi interessano le ricette di cucina, che un po' tutti quanti faranno. Il mio canale invece le proporrà e continuerà a farlo. E molto di più di quando l'ho fatto negli anni precedenti e soprattutto quest'anno. Io ringrazio voi tutti e vi auguro veramente delle serene giornate in famiglia e non. Cercate di raccogliere questo tempo per voi. Di stringerlo forte a voi questo tempo di meditazione soprattutto.
E che dire, io sento molte persone che purtroppo questo sentimento di festa non lo hanno quest'anno. Ma voi cercate di farlo, cercate, anche se siete soltanto soli, soli con vostro marito o vostra figlia o vostra nipote. Cercate di stringervi tra di voi, perché io lo farò, con questo, amici cari, io vi ringrazio, ripeto, ringrazio tutti e vi voglio bene. E tanti tanti auguri, in salute soprattutto. Grazie amici. Ciao, alla prossima.